Ciao ragazzi, io sono Red e avete davanti a voi un uomo devastato, distrutto dalla vita. Purtroppo il raffreddore ha colpito forte quest'anno, i cambi di stagione mi beccano sempre, ma non stiamo qui per indugiare sulla mia salute cadente. Oggi siamo qui per parlare di come accessoriare il vostro fucile, di quali sono una manciata di regole ottime per sapere cosa montare, quale accessorio funziona meglio in base al tipo di replica che avete e soprattutto com'è che possiamo rendere il nostro fucile veramente molto figo mettendoci gli accessori sensatamente. Detto ciò, prendetevi un sacchetto di patatine, qualche biscotto, delle cuffiette e sigla che poi partiamo. Prima ancora di prendere in mano una replica, la regola d'oro da tenere in mente è cosa mi serve e cosa non mi serve. Ci sono accessori infatti la cui utilità è discutibile o perlomeno non così necessaria come potremmo pensare. Un esempio che spesso viene portato alla mia attenzione e alla nostra attenzione sono i silenziatori, ovvero il fatto che i silenziatori, quindi questi bei salsicciotti che andiamo a montare davanti alla nostra replica al posto dello spegnifiamma, non servano a niente. Anche perché vanno ad allungare la canna del nostro fucile, vanno ad aumentare l'ingombro che il nostro fucile ha e che quindi questi non servono. Questa cosa non è completamente falsa, ma non è nemmeno completamente vera, visto che non starò qui a disquisire sul fatto che i silenziatori servono o meno, perché c'è già un video che vi lascio in descrizione. Vi dico solo che il silenziatore sì, ha un minimo di funzionalità, ma no, non è così essenziale. Quindi tra gli accessori che potete andare a prendere all'inizio, il silenziatore non è quello più importante. Parentesi sui silenziatori, che voleva semplicemente avere la funzione di dirvi che no, non parlerò dei silenziatori in questo video, no, non mi interessa disquisire dei silenziatori in questo video, procediamo. La prima cosa più importante come accessorio che tendenzialmente consiglio di comprare è il mirino. Il mirino è estremamente importante perché imparare a mirare con le tacche di mira, quindi andare a fare un allineamento semplicemente con le tacche di mira in metallo del fucile, è molto complicato, soprattutto se vuole essere fatto con due occhi aperti, perché ricordo che quando andiamo a mirare dovremmo tenere entrambi gli occhi aperti e dare priorità all'occhio dominante per vedere il puntatore. Imparare a sparare, come dicevo, con le tacche di mira è molto complicato e quindi utilizzare un sistema di puntamento optoelettronico, quindi in questo caso con un pallino rosso che ci permetta di andare a identificare immediatamente il bersaglio senza dover andare a collimare due sostanzialmente tacche di mira, quindi questa posteriore e quella frontale, per l'appunto, è molto più comodo. Comunque, come già detto 200 volte, un mirino serve a dover allinearsi con un pallino e basta, al posto che con due come con le tacche di mira. Dove lo posiziono però io il mirino quando lo compro? Ci sono varie opinioni. Quella più sbagliata e che è sicuramente fuori da ogni tipo di discussione è che posizionare il mirino più indietro possibile è una stronzata. Ed è una stronzata perché? Perché più il mirino si avvicina alla parte frontale del fucile, più questo va a essere corretto nel riportare fedelmente la posizione del colpo quando andremo a sparare. Cosa sto cercando di dire? Visto che il colpo esce dalla punta della canna e il mirino è ovviamente un pochino più indietro rispetto alla punta della canna, quando noi andiamo a tarare il mirino, che va tarato, tra parentesi, spero che lo sappiate, sapetelo adesso, quando noi andiamo a tarare il mirino in modo tale che il pallino indichi esattamente dove poi il nostro pallino che esce dal fucile vada a sparare, se questo mirino è troppo in alto, troppo indietro, la affidabilità che il colpo vada effettivamente lì una volta che l'ho tarato diminuisce. Quindi è opportuno che questo sia indicativamente in questa posizione qua, sopra il ricevitore dei caricatori, dall'otturatore indicativamente. Questa è una buona posizione, il fuoco. Fanno così anche nella realtà ed è un buon modo per ricordarsi come fare le cose e dove lo devo andare a posizionare. Questa è la regola d'oro che mi sento di darvi. Un altro consiglio che vi do è che se giocate a soft air, come immagino la maggior parte di voi che guardano questi video fa, metteteci un flash killer, cioè andateci a mettere questa retina, ce l'ho fatta, che va a coprire il davanti del mirino in modo tale che questo non possa essere andato a sfondare da un pallino. Il mio è stato colpito anche più volte da un pallino, io ho sacrificato ben tra i 3 e i 4 Eotech senza metterci queste protezioni, poi mi sono rotto le balle, adesso ce le metto sempre ed evito di buttar via dei soldi. Subito dopo il mirino, un altro componente che io consiglio di montare sul vostro fucile è lì. Sta andando.
Ciao, e il resto del video purtroppo non va, perché la videocamera ha sbagliato l'encoding, Premiere non lo riesce a leggere, non riesco neanche a tirarla fuori dalla schedina, quindi si taglia proprio qui quando stavo per parlare dell'impugnatura. Quindi il resto del video ci sarò io che parlo si taglia appunto, c'è un taglio netto e poi riprendo più avanti con le clip che invece funzionano. Se siete interessati a sapere qualcosina di più su il tipo di impugnatura, di grip, lasciatemi un mi piacino qui sotto, un commentino e ve lo portiamo poi settimana prossima. Purtroppo c'è stato questo inconveniente qui, ho già sfondato una tastiera, se me la inquadri, l'ho sfondata e sto impazzendo, quindi ve lo renderizzo così, perdonatemi, e settimana prossima vi faccio uscire un video apposta su quella roba lì, se lasciate mi piace ovviamente, datemi aiuto e scrivete RIP nei commenti per la tastiera che è andata. Luca, fa essere o un sistema di puntamento laser come questo di Bal 2 che costa un'ira di Dio, però è veramente figo e quindi sono contento di averli spesi, che farebbe anche torcia, oppure una torcia direttamente. Tu dirai, perché montare un Ampec che ha la torcia e poi montare un'altra torcia ancora? Perché mi piace spendere tanti soldi. Scherzi a parte, questo sistema è stato pensato perché la torcia dell'Ampec è principalmente per la navigazione, a parte il fatto che io ci ho montato il filtro IR, quindi comunque non mi servirebbe a niente, a meno che io non abbia il visore notturno, ma la torcia dell'Ampec, come dicevo, è sostanzialmente molto debole per la navigazione, quindi per illuminare e muoversi. La torcia invece che ho montato qui, della Watson, veramente molto bella, elementare Watson, è perché serve anche ad accecare, grazie infatti alla possibilità di andarla ad attivare remotamente molto velocemente. Ho fatto la rima più o meno, riesco ad andare ad accecare il nemico e oltre ad illuminare molto più lontano e quindi essere sicuro se voglio controllare determinati spazi che non ci sia nessuno lì dentro, posso poi dopo anche andare appunto a fare questo effetto strobo con l'attacco remoto e andare quindi ad eliminare il nemico. Per quanto riguarda l'Ampec e l'effetto laser, il motivo per cui queste due cose sono state messe in punta è presto detto. Punto 1, la torcia deve essere libera dalla presenza di un dito davanti, quindi se io la metto più indietro ovviamente la mia mano va a ostruire il funzionamento della torcia. Per l'Ampec vale un po' la regola che abbiamo detto prima per il mirino, ovviamente noi il mirino teoricamente se lo mettiamo in punta siamo sicuri di star mirando correttamente, visto che non c'è una collimazione, però visto che mettere il mirino qua in punta fa cacare e soprattutto lo rende molto più difficile, ripeto, da andare a trovare, andare in puntamento, è meglio metterlo in questa posizione. Per quanto riguarda l'Ampec, avendo un puntatore laser vale quello che ho detto per la torcia, quindi è opportuno non avere un dito davanti a il laser per l'appunto, che vada quindi a ostruire il fascio. Lo sapevo, vabbè, non lo bipperò perché non vuol dire quello. E soprattutto più è vicino alla punta del fucile più è facile andare ad allineare il tiro ed essere sicuri che dove il laser va a puntare effettivamente il pallino arrivi. Ultima piccola parentesi su questo attacco, su questo tipo sistema, è che ovviamente per utilizzare questo sistema qui sono necessari i remoti. I remoti non sono altro che questi due tastini che vedete qui in gomma, che mi vanno ad attivare remotamente le varie funzioni. Questo è quello dell'Ampec e questo invece è quello della torcia. Ne ho due separati perché appunto c'è Ampec e torcia. Sono estremamente utili perché è impensabile in gioco andare ad attivare con il pollice la torcia, il fuoco gentilmente, oppure semplicemente andare a premere sopra l'Ampec ogni volta che lo voglio attivare. Si può fare anche così. Personalmente i remoti sono la vita se vengono posizionati nella maniera corretta e ci risparmiano un sacco di tempo e ci rendono molto più veloci, molto più operativi. Sempre per la rubrica cose inutili che sono state aggiunte, c'è anche questi che sono dei dorsalini grip simil Macpull, non sono quelli della Macpull purtroppo, che sto per comprare tra l'altro, che aumentano il grip e aumentano la presa che noi abbiamo sul fronte del nostro fucile replica. Una cosa importante che io qui non ho fatto perché ho montato questo cacchio di Ampec enorme è montare delle tacche di mira speciali come sono queste qui, che hanno sia l'attacco basso che quello alto, che quindi ci permettono di andare ad entrare in puntamento con le tacche di mira anche nel caso in cui il nostro sistema di puntamento tutto elettronico scarichi le batterie, quindi la possibilità di non dover per forza affidarci esclusivamente al sistema di puntamento laser che sia oppure opto elettronico è ottima e sarebbe da tenere in mente. Io in realtà riesco a farlo lo stesso perché ho questa tacca di mira qui sul mio Ampec che va a collimare con questa qui, quindi collimo le due anche se con questo mirino qua faccio abbastanza fatica e risolvo il problema.
Questi sono gli accessori principali che io ho montato. Nel mio caso potevo montare un silenziatore che andasse a entrare direttamente all'interno della canna e coprisse parte della canna interna del fucile che avevo. Ho preferito montare un prolungamento di canna che era, ripeto, esclusivamente estetico. Questa canna un po' rigata, e poi ci ho montato questo tipo di spegnifiamma qui. Quindi, come detto, alcune cose sono puramente estetiche, altre invece riguardano proprio la funzionalità del fucile. Questo invece è il fucile del buon War, che ha leggermente meno accessori dei miei perché pesava già tanto. Ricordate sempre che a seconda di quanti accessori monterete sul vostro fucile, il peso aumenterà nettamente. Troviamo sempre un sistema di puntamento optoelettronico che ci permette comunque di andare in puntamento anche con la tacca di mira posteriore. Come vedete, come vedete la posizione è sempre quella, indicativamente vicino all'otturatore, sopra l'otturatore, in prossimità dell'otturatore. Impugnatura angolare, strisce grip con addirittura... Oh, che belle queste qui, le ho scelte proprio bene, mi piacciono. Vi lascio tutto linkato in descrizione, ovviamente, e poi unpack. In questo caso il buon War va ad attivare il proprio unpack con il ditino, perché preferisce questo tipo di presa, quindi con il pollice superiore. Non va a dare problemi, visto che so che ve lo state chiedendo, con il puntamento, perché i nostri occhi vanno a rimuovere quello che c'è davanti di troppo. Non entro nella specifica del perché, fidatevi delle mie parole per l'appunto, e War preferisce questo tipo di presa con il pollice sopra, a differenza della mia che invece tiene il pollice di fianco. Come vedete però gli accessori sono posti tutti nello stesso posto, perché ha senso fare così. Bene, questo era giusto la prima infarinatura verso gli accessori che potete montare sulla vostra replica. Ce ne sono veramente tanti, ci sono varie combinazioni che si possono provare, queste sono le nostre preferite su questo tipo di fucile d'assalto. Chiaro è che a seconda del tipo di fucile, a seconda del tipo di assetto che volete dare al proprio fucile, vanno un pochino a modificarsi le combinazioni possibili. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei prodotti di cui ho parlato, quindi potete andarveli a pistolare se volete sapere qualcosina di più, compresi i prezzi, che trovate appunto linkati tutti in descrizione. Vi ricordo inoltre che ci sono i link dei nostri Instagram, veniteci a seguire perché pubblichiamo veramente tanti contenuti che vi interessano, inerenti al mondo del software, inerenti a rendervi la giornata migliore. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo piovoso sabato, spero sia piovoso. Qui da Red è effettivamente tutto, e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Pensa se poi non piove.